E se la moto ci cade? Niente paura, c'è una soluzione. Sono Daniele, benvenuti in questo nuovo video. Andremo a vedere quando ci cade la moto, se ci cade la moto, come fare a tirarla su. Primo passo fondamentale: se ci cade la moto, assicuriamoci di non esserci fatti male. Ricordo sempre che una volta che la moto si sbilancia, lasciamola andare, meglio che si rompa eventualmente una leva che magari prenderci noi uno strappo o ancora peggio. Seconda cosa: se non è necessario, non cerchiamo di tirar su la moto da soli, soprattutto se abbiamo moto che superano i 200 kg e magari non siamo una montagna di muscoli. Ci cade, verifichiamo se è tutto ok, controlliamo in giro se c'è qualcuno che ci può dare una mano. Se non troviamo nessuno per darci una mano, allora ci tocca arrangiarci da soli. Se abbiamo le borse agganciate, cerchiamo di togliere le borse che riusciamo a togliere. Ovviamente, quando cade la moto, riusciremo a togliere la borsa laterale superiore e probabilmente anche il bauletto. Se abbiamo borse da serbatoio, cerchiamo di smontare anche quelle, alleggeriamo la moto quanto più possibile. Dopodiché, spalle alla moto, forza sulle gambe e tiriamola su. Ma andiamo a vedere letteralmente come si fa. Arriviamo, ci fermiamo, appoggiamo il piede ci scivola, la moto si sbilancia, lasciamola andare. Ci cade sul lato destro, possibilmente apriamo il cavalletto. Se ci cade sul lato sinistro, vediamo come fare. Ovviamente la moto pesa, non sarà facile tirarla su, non disperiamo. La cosa fondamentale è non sforzare la schiena, ma utilizzare i muscoli delle gambe in quanto sono i più forti. Cerchiamo quindi di far leva sulle gambe. Se siamo in pendenza, ma anche se non lo siamo, a volte potrebbe esserci una piccola pendenza che ci dà fastidio, inseriamo la marcia. Se la moto cade dall'altra parte, cerchiamo o con i guanti o con i lacci delle scarpe o con qualsiasi cosa di bloccare il freno anteriore. Detto questo, spalle alla moto, cerchiamo di impugnarla sulla manopola se abbiamo una maniglia o comunque dove la presa è più ferma. Schiena dritta e tiro su con le gambe. Arrivati a questo punto posso lasciare andare la moto perché ho aperto il cavalletto. Se non ci fosse il cavalletto aperto, quando abbiamo ancora la moto appoggiata a noi, da questa posizione prendo il manubrio, sguardo avanti, la raddrizzo, posso salire, mettere il cavalletto e il gioco è fatto. Come avete visto, non è un'operazione facile. Cerchiamo sempre di farci aiutare, soprattutto se arriviamo da un viaggio o da un'uscita in fuoristrada, quindi siamo stanchi. Evitiamo di farci male. Teniamo la moto a terra, spegniamo il quadro, riposiamoci e poi con calma facciamo i vari tentativi per alzare la moto. Anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, scrivete nei commenti qualsiasi dubbio o perplessità. Ciao!